Signor Sindaco, signori sindaci, anzi, perché siete tanti ed è bello, autorità civili, religiose, militari, rappresentanti delle associazioni patriottiche d'arma, rappresentanti dell'Unione degli Istriani, presidente che conosco, di cui sono amico, signore e signori, un anno fa ero qua, nel momento in cui l'amministrazione di Dalmezzo ha deciso di intitolare questo piazzale ai martiri delle foibe e agli esuli di Giuliano Dalmata. Oggi mi ritrovo nello stesso luogo ad inaugurare questo momento che è estremamente significativo e simbolico. Io ti ringrazio, ti devo chiamare caro sindaco, posso dire caro Dario, perché conoscendoti da tanto tempo, fraternamente lo posso dire. So che tu eri una di quelle voci, anche quando non ti ascoltavano, o non ci ascoltavano, che queste cose le raccontavi. Oggi è bello perché con la fascia da sindaco inauguriamo un monumento che è di un artista giovane, qualcuno l'ha sottolineato e ha fatto bene, che è di qui, ma è giovane soprattutto, e attraverso il linguaggio dell'arte fa parlare le pietre. Questo marmo spaccato mi ricorda le parole con cui un grande vescovo di Trieste, che in realtà era un istriano, era vescovo di Trieste e capo di Istria, Monsignor Santini, definì le foibe pregando su quell'enorme foibe di Basovizza. Santini disse, definì la foibe come un calvario con il vertice sprofondato nelle viscere della terra. Perché le foibe furono per davvero un calvario per i tanti senza nome, senza croce, finiti nelle viscere della terra, che i familiari non sapevano dove piangere, che hanno conosciuto e sono stati riconosciuti nella luce di Dio, ma che nessuno saprà mai dove sono finiti e come sono finiti, e che furono doppiamente dimenticati ed insultati. Perché, come più di qualcuno ha voluto ricordare, c'erano pagine della nostra storia nazionale che furono dolosamente strappate o mai scritte o vilipese. Perché, come ha detto il vostro sindaco e ha fatto bene, per motivi di ordine interno ed internazionale, si decise che di certe vicende non si doveva semplicemente parlare o si dovevano negare, si potevano addirittura giustificare. Questo accadde per le migliaia e migliaia di uomini e donne innocenti finiti nelle viscere della terra. Questo accadde per le centinaia e migliaia di uomini e donne che per una scelta di italianità e di libertà lasciarono le loro case, i loro morti, la loro terra e si portarono dietro per tutta la vita la tragedia dell'esodo. Che poi è qualche cosa che in qualche modo sono comunque riusciti a trasmettere. Io sono nato da questa parte del confine semplicemente perché sono nato dopo. Ma sono nato qua e sono stato italiano ed ho vissuto libero perché mia madre, perché mio nonno lasciarono tutto quello che avevano, lasciarono la loro terra per essere liberi ed italiani. Ma quel sentimento la terra te lo trasmette comunque. E anche se io, salvo poche volte, quella terra non l'ho mai calcata, sento però le radici profonde che la arrivano e sento quella terra che parla. E questo vale per tutti coloro che sono portati dietro il dolore dell'esilio e il dolore di tanti familiari, congiunti, scomparsi, perché in tutte le nostre famiglie era semplicemente naturale avere qualcuno che non è più tornato o che è finito chissà dove. Ci sono volute decine di anni da quando la guerra è finita perché l'Italia in qualche modo facesse pace con la sua coscienza. E allora, nonostante la storia falsificata sui libri di storia, nonostante la storia falsificata da presunti storici e storiografi che non raccontarono quello che era accaduto, l'Italia in qualche modo si è riconciliata,
con questa sua storia, ma c'è ancora tanto da fare. Ci sono eventi e monumenti e fatti che diventano simbolici perché servono a fare ragionare la gente o a ridare memoria. Questa è l'intitolazione della piazza, questa è l'erezione di un monumento, questi sono i tanti appuntamenti che oggi in ogni angolo d'Italia si celebrano e ridonano un po' di memoria a quest'Italia, rendendo giustizia a quei tanti caduti senza croce e recuperando almeno un po' quella memoria storica e nazionale che gli italiani non conoscono. Perché questa vicenda ha avuto tante pagine strappate, dicevo, ma ha avuto anche tante facce. La faccia del dolore per chi ha perso i congiunti, la faccia del dolore per chi ha lasciato la terra, ma anche la scomparsa di pagine di memoria nazionale. Oggi gli italiani non conoscono semplicemente più i nomi di quelle città. Ma noi basta guardare poco oltre il nostro confine orientale, oggi nell'Europa libera, pacificata, e incontriamo a migliaia e migliaia i leoni di San Marco, centinaia i nostri leoni di San Marco, su ogni chiesa di ogni piccolo villaggio istriano che poi scende giù verso la Dalmazia. E parlano le pietre, dove non parla più la nostra lingua. Il grande esodo di 350.000 italiani ha snaturato un tessuto che aveva 2.000 anni di storia, che si portava dietro i nomi antichi di quella che era Pietas Iulia, che era poi l'italiana Pola, che oggi chiamano Pula, anche gli italiani perché non la conoscono. Capodistria, che oggi chiamano Copper, Spalato del palazzo di Diocleziano, che oggi è Split per gli italiani. Ragusa di Dalmazia, più antica di Ragusa di Sicilia, che era la quinta repubblica marinara italiana e che oggi gli italiani conoscono per Dubrovnik. Ma dietro ci sono 2.000 anni di storia che parlano di Roma, che parlano di Venezia, che parlano di italianità, che parlano della nostra lingua, della nostra cultura, che ha fatto germogliare quella terra. E allora giornate come queste servono da una parte a rendere onore ai caduti, servono certamente a fare ricordo e memoria, ma devono anche fare germogliare qualche cosa di nuovo. Io sono convinto che nella nuova Europa, dove la pace regna, anche la giustizia deve cominciare a regnare. E la giustizia vuol dire che, per esempio, quel tessuto lacerato e strappato in qualche modo deve essere ricomposto. E allora quello spazio dove storicamente c'era la cultura italiana e la lingua italiana può ritornare ad essere uno spazio in cui l'italianità, sto dicendo, in qualche modo torna a proliferare e ad espandersi, ad allargarsi, a ritornare là dove storicamente stava. E penso che sia un fatto giusto che noi, da figli d'Italia, dobbiamo porci in qualche modo come figli, perché è giusto che sia così. Una nazione non passa attraverso la storia per caso, e il non passare per caso vuol dire anche lasciare un segno. I segni si lasciano attraverso le pietre che parlano, perché le nostre pietre parlano, ma poi, perché non diventino testimonianze mute, devono parlare nell'oggi, devono creare qualche cosa per il domani. Questo penso sia poi il senso di un popolo in cammino. E allora servono tante iniziative, come dicevo, quella di oggi, come quella che meritoriamente fa il vostro comune e ha fatto la vostra amministrazione. Oggi in tutta Italia si celebra il giorno del ricordo, sono diverse le manifestazioni, le celebrazioni. Questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica ha detto cose sagge e nobili, alla Camera dei Deputati è stata aperta una mostra che è stata creata proprio dal Museo Istriano di Trieste, un'installazione realizzata con le masserizie degli esuli, oggi alla Camera dei Deputati. Poche ore fa la Commissione della Difesa della Camera ha votato una legge che integrerà quella sul giorno del ricordo, che io ho avuto tra l'altro l'onore di proporre, che assegnerà una medaglia d'oro ai liberi comuni in esilio di Fiume, di Zara e di Pola. Sono tutti fatti che in qualche modo servono a creare e a ricreare memoria. E dall'altra parte, come dicevo, a far germogliare un futuro di italianità che sta nelle fasce tricolori di questi sindaci, che sta nelle nostre bandiere, che sta in tutto quello che tenete alto voi, che tiene alto la nostra nazione, il nostro modo di essere, e passa attraverso anche simboli come questo, un simbolo bellissimo, che è artistico e che allo stesso tempo, anche se tragico, è dolce e dà un messaggio. Questa penso sia la cosa più bella.